ANASTE, Associazione Nazionale Struttura Terza Età, in una società dove l'età media si allunga, certo il problema degli anziani, se di problema vogliamo parlare, esiste soprattutto per quegli anziani che non riescono a restare in famiglia o in alcuni casi non autosufficienti, ma il problema riguarda sia gli autosufficienti che non autosufficienti. E vogliamo trattare oggi questo tema nell'odierna puntata del taccuino politico della Campania, approfittando della presenza a Napoli del presidente dell'ANASTE, associazione, ripeto, nazionale struttura terza età, che è un'associazione di categoria che raggruppa appunto gli operatori del settore, che è parte integrante della Confcommercio. E siamo in compagnia del professore De Santis. Allora, professore, stamattina si parla a Napoli, oltre alla conferenza stampa di presentazione della struttura regionale, si parlerà di terza età, ma soprattutto si parlerà di un suo progetto particolare. Ecco, partiamo subito, come si suol dire in questi casi, sparati. Che cosa prevede questo progetto? Innanzitutto abbiamo fatto un convegno proprio in considerazione di questa crisi che esiste a livello governativo, a livello nazionale, ma credo che esista in tutta l'Europa, e noi ci stiamo battendo anche con l'ECO, alla quale noi aderiamo, e abbiamo una sede a Bruxelles, proprio per sensibilizzare il Parlamento europeo affinché si faccia carico di questo settore. E credo che si stia ormai muovendo i primi passi, e siamo felici di questo, che dopo tanti anni, dopo 10 anni siamo riusciti a incidere sia sull'IVA, perché probabilmente arriverà al 5% per il nostro settore in tutti i paesi europei, e sia per la presa in carico delle persone anziane, perché il Parlamento europeo non si occupa né di sanità né di sociosanità e né di socioassistenza, però invia, diciamo, comunque, come si vuol dire, dalle finestre rientra questo settore, perché ogni tanto arrivano delle direttive che a noi fa piacere. Bene, il progetto in funzione di questa crisi, di questa criticità economica, era la riforma del welfare, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le organizzazioni sindacali e i fondi sanitari integrativi, che sono importantissimi come secondo pilastro al nostro settore. Tant'è vero che aderendo anche a Federsalute, che è la federazione di settore della sanità della Confcommercio Imprese per l'Italia, l'ANASTE aderisce a Federsalute, abbiamo fatto un accordo quadro nazionale con il Fondo Est, che è un fondo chiaramente per i dipendenti e che riguarda sempre Confcommercio, per l'adesione obbligatoria di tutte le aziende di Federsalute, che sono 12 associazioni di categoria e rappresentano circa 150.000 dipendenti, che l'adesione obbligatoria al fondo est. Questo è importante. Allora, il discorso del progetto, al di là della riforma del welfare, consiste prevalentemente nella costituzione del fondo unico per la non autosufficienza, che ormai è improcrastinabile, perché non ci sono più soldi, e noi siamo posti, ripeto, proponendo a costo zero per lo Stato, la possibilità della costituzione di questo fondo, che prevede, entriamo nello specifico. Esatto, prevede la rinuncia di un giorno di ferie da parte di tutti i dipendenti pubblici e privati. Immaginate che nell'arco europeo si parte dai 3 giorni della Germania, 2 giorni dell'Olanda, la Francia, oltre alla fiscalità aggiuntiva quindi, a questo. Quindi un'esperienza che già esiste nel resto dell'Europa. Non ci siamo inventati nulla, ed essendo presenti a Bruxelles, nell'ambito di questi 12 paesi europei, e mi onoro di essere il vicepresidente della ECO, abbiamo in qualche modo preso in considerazione le stesse modalità, ed è fondamentale. Oltretutto, al di là della rinuncia di un giorno di ferie, la rimodulazione dell'indennità d'accompagnamento oggi è universale, la prendono anche persone che non hanno bisogno di questi 492 euro mediamente che vengono dati, ponendo un tetto a 1.500 euro di pensione. La rimodulazione con 3 fasce di
d'accompagnamento che vanno dai 1200 euro, 600 e 300, proprio per graduare dalla pensione sociale che sono 500 euro man mano. Questo consentirebbe a tutti di vivere in maniera così diciamo discreta la propria anzianità, in maniera particolare per le persone che sono sole, perché uno dei più grossi problemi per la persona anziana è la solitudine, e noi ci proponiamo anche attraverso l'assistenza domiciliare, ma che sia seria. Immaginate che noi in Italia l'assistenza domiciliare la facciamo 8 ore, la media 8 ore l'anno, quando per altri paesi è molto elevata, e andrebbe poi fatta l'assistenza domiciliare integrata, che è fondamentale, come prendere carico della persona fragile, della persona anziana, dalla casa all'ospedale, la presa in carico per l'assistenza domiciliare, e che possa essere anche ospitata in strutture idonee e decenti. Tant'è vero che noi ci occupiamo moltissimo della formazione sia degli imprenditori e sia degli operatori per migliorare costantemente. Lo fate chiaramente in sinergia anche con altre chiaramente organizzazioni, facciamo continui corsi di formazione per elevare sempre di più il livello, ma oltretutto per coniugare la qualità con la economicità, perché ormai è dimostrato da più parti che la spesa o quanto costa la retta in una struttura privata è la metà di quello che costa al pubblico, sono molte volte un terzo. E senza ombra di smentita, perché recentemente a Battipaglia ho sostenuto questa tesi, e ho avuto la conferma di direttori di dipartimento della ASL che hanno confermato che è vero. Allora bisogna che in qualche modo dobbiamo risolvere questo problema, perché non si può dare sempre dei colpi al settore del privato, che oltretutto, ripeto, gestisce questi servizi in concessione e li cede al Servizio Sanitario Nazionale, per cui dobbiamo essere equiparati al pubblico. Veniamo, formuliamo un po' di numeri, sì. Diamo dei numeri, certo. Sarebbe il caso di dire. Beh, no, il discorso è questo, sarebbe utile conoscere il numero, il fabbisogno di posti letti nel nostro paese, quanti realmente ce ne sono, e soprattutto tutto questo rapportato alla regione Campania. Sì, la ringrazio per la domanda, perché è fondamentale. Il progetto oltretutto prevede proprio questo, cioè la costruzione necessaria di 250.000 posti letto in Italia, che comporterebbero oltretutto 350.000 posti di lavoro per i giovani, oltretutto la formazione e poi tutto l'indotto, la rimessa in moto dell'edilizia sanitaria, la fiscalizzazione che per lo Stato, che è importantissima. Questo sul piano nazionale. Piano nazionale. Oltretutto poi sono disponibili gli imprenditori a investire, a patto che ci sia la certezza del diritto. Cioè, cosa significa questo? Io imprenditore in un territorio dico: sono disposto a costruire, presento i progetti in maniera sintetica, lo dico alla regione, che per le RSA va presentata alla regione, la regione mi dà l'ok, conferenza di servizi, di conseguenza mi fa seguire l'iter, sburocratizzazione in questi casi, mi fa seguire da due funzionari competenti, sia per la costruzione delle e sia per gli standard abitativi da parte di un altro funzionario della ASL, al termine della costruzione, quando non ci sono state riserve, nulla, dopo 24 ore mi devi dare autorizzazione, accreditamento. Siamo addirittura d'arrivo. Quanti posti mancanti in Campania rispetto a quelli che ci sono? In Campania credo che manchino circa 10.000 posti letto, perché in funzione del numero degli abitanti. In soldoni potrebbe significare quanti posti di lavoro? 10.000 posti letto sono circa 15.000 posti di lavoro. Bene, questa che rappresenta forse una novità nel panorama delle soluzioni anche rispetto ai problemi di ordine occupazionale. Noi ringraziamo il Presidente Nazionale della NAST, ricordiamo che la NAST è l'Associazione Nazionale delle Strutture della Terza Età. A voi tutti grazie per essere stati in nostra compagnia, ci rivediamo domani come sempre alla solita ora.